Certo, parlare adesso, dopo una splendida, toccante e purtroppo vera relazione fatta da Marco, non è facile, però bisogna andare avanti. Tu mi hai dato solo 5 minuti e quindi io non posso fare diversamente. Volevo però, prima dei miei 5 minuti, mi perdonerai, dire una cosa a Bruno. Bruno e io ci conosciamo da tantissimi anni. Io sono di Cosenza, lui è di Catanzaro. Voi sapete l'amicizia, l'affetto sportivo che esiste nella nostra città. Io non pensavo stasera di dover difendere Catanzaro da tutte le brutte parole che Bruno ha detto sulla nostra capitale regionale, come usa Scott, il mio carissimo amico di Catanzaro, di destra, purtroppo. Mi manda sempre i link del Catanzaro, ma gli voglio bene, lo accetto. Io ritengo che Catanzaro, proprio perché è la capitale della Calabria, superiore o inferiore che vogliamo dire, noi non siamo come i leghisti. Ci sono due Calabrie, ci sono tante Calabrie, però Catanzaro è la nostra capitale, caro Bruno, quindi è da qui che devono partire le idee, affrontare la gente, guardarla in faccia finalmente dopo tanti anni, dichiararsi o non dichiararsi. Come giustamente ha detto il mio amico di omocrazia, io sono etero, tu sei gay, non è importante, siamo esseri umani, siamo persone, come giustamente ha detto la professoressa. A lei però voglio dire solo una cosa, lei ha parlato degli studenti, professoressa, guardi che ci sono anche i professori della comunità a cui io appartengo, voi questi professori li dovete aiutare. All'interno della mia associazione c'è, perché si possono iscrivere anche i civili, c'è una professoressa di Milano che ha trovato la nostra associazione professionale, tra virgolette, come rete Lenford dell'associazione professionale degli avvocati, una base per informarsi su come ci si può difendere grazie al diritto, perché noi siamo persone, però c'è anche il diritto che ci può difendere, difende tutti. I sindacati nascono per difendere i diritti dei lavoratori, noi siamo lavoratori, siamo esseri umani, qualsiasi persona ha diritto ad una difesa, questa è la nostra carta costituzionale, il nostro diritto, veniamo dai romani. Quindi, professoressa cara, cercate di aiutare i vostri maestri, i vostri professori, cercate di formarli, perché loro non chiedono altro, non chiedono che questo, come io, come operatore del diritto dal punto di vista della Polizia Municipale, chiedo di essere formata per parlare sia con i miei colleghi etero, sia con i cittadini etero o gay che siano, al di là di tutti gli steccati, anche se uno mi è antipatico, anche se uno me la toglie la multa, devo cercare, perché è il mio dovere di pubblico ufficiale, di fargli capire se sbaglia dove sbaglia. Poi farò anch'io l'assistente sociale, perché professoressa l'ho fatta tante volte anch'io l'assistente sociale, ho fatto anche il consulente matrimoniale, ho fatto anche il consulente dei condomini. Noi sulla strada, che siamo la prima polizia di professione di prossimità, facciamo di tutto. Quindi non nascondiamoci veramente dietro un dito, ce ne sono tantissimi, no? Ricordiamoci cosa disse l'attuale presidente della Camera a proposito dei professori gay. Lui adesso può fare tutto quello che vuole ed è giusto che abbia magari anche cambiato idea su questa cosa, però noi certe parole, certi discorsi ce li ricordiamo e ce li ricorderemo sempre. Tra poco si voterà, noi siamo una forza, siamo una minoranza, ma siamo una forza perché pensiamo, ragioniamo con la propria testa e ovviamente noi sceglieremo chi ha cercato, anche fallendo, perché magari il momento storico non era importante, di tutelare anche i nostri diritti da chi invece continua a ripetere sempre che siamo contro natura, che siamo contro Dio, eccetera, eccetera, eccetera. È una polemica che io ovviamente non voglio fare, perché io sono qua per rappresentare la mia associazione e non per rappresentare me stessa, altrimenti ci sarebbe da dire molte cose, perché purtroppo l'esperienza che ha vissuto Marco, io l'ho vissuta come amica di due miei carissimi amici che hanno fatto questa brutta scelta, scelta che ero arrivata anch'io a voler fare perché avevo un momento difficile della mia vita. Tutti forse in un momento drammatico ci pensiamo, dici ma sì, facciamo la finita, ma chi se ne frega, ma perché io devo continuare a lottare, per chi e per cosa, chi se lo merita? Poi alla fine, per fortuna,
la vita, anche una semplice stretta di mano, anche qualcuno che ti saluta per strada, vigile, come sta? Cosenza oggi ha vinto, siete contenta? Quello ti fa recuperare la forza di andare avanti. Scusate questa breve parentesi. Allora, io mi chiamo Anna Maria D'Andrea, sono in Polizia Municipale dal 1996, ho conosciuto Polis Aperta, e mai conoscenza è stata più bella per me, nel 2010 al Pride di Napoli. Polis Aperta non siamo moltissime persone, perché purtroppo la stessa crisi che subiamo qua in, diciamo così, in Calabria o nel resto delle province italiane, non può che subirla anche una forza militare e di polizia come la nostra, in cui appunto il detto non dire e non esternare è meglio del dire e fare qualcosa per i propri simboli. E voglio anche sottolineare che l'ex presidente era un ragazzo calabrese che poi è andato a Vibo, a Trieste, questo per dire che noi siamo dappertutto e esportiamo il meglio di noi, non solo il peggio di noi, quindi non solo l'andrangheta ma anche persone che hanno coscienza dei propri valori. Come Polis Aperta facciamo parte dell'Associazione Europea delle Polizie LGBT, dice giustamente Marco. Il nostro presidente vi saluta affettuosamente e adesso proprio in Montenegro, unitamente al vicequestore della Polizia di Stato che si occupa dell'OSCAD. L'OSCAD che cos'è? È un osservatorio che è presso il Ministero degli Interni e che si occupa proprio di effettuare qualsiasi forma, prendere qualsiasi forma di iniziativa contro le discriminazioni. Non è un organo ovviamente che si può sostituire né alla magistratura né alle forze di polizia, però si possono segnalare, prendo il caso del nostro amico e compagno di Reggio Calabria, si possono segnalare qualsiasi fenomeno di discriminazione contro le persone omosessuali. Noi ovviamente, grazie ai nuovi mezzi della tecnologia, non abbiamo una sede fissa, siamo operativi all'interno di Facebook, c'è la nostra pagina, all'interno dei siti web www.polisaperta.it. Ringrazio l'amica Michela di Reggio che ha anticipato anche la presenza accanto all'Associazione Polis Aperta dell'Associazione Rete Lenford, che raggruppa l'avvocatura italiana omosessuale. All'interno del nostro sito abbiamo un vademecum, ed è per questo che mi sono permessa di interromperla, abbiamo un vademecum che può essere scaricato, il sito ovviamente è gratuito, in cui praticamente ci è spiegato in maniera estremamente semplice cosa si deve fare, cosa qualsiasi cittadino deve fare per tutelare il proprio onore, qualora leso, con affermazioni come quelle che ha ricordato il nostro Marco, qualsiasi tipo di lesione e via via fino alle ipotesi penali più gravi, omicidio, le lesioni aggravate, sempre a sfondo contro ovviamente la comunità lesbica, gay, transgender e bisex. Io spero che qualsiasi persona possa avere contatto con colleghi di cui si sospetta, di cui si è sicuro della omosessualità, colleghi in divisa che abbiano voglia di aiutarci, perché al sud purtroppo siamo solo in due, io ho un carissimo collega della provincia di Brindisi, spero che si avvicini a noi, e perché più siamo e più possiamo aiutare i nostri colleghi a comprendere meglio che cos'è parlare di una questione di cui magari non si sa assolutamente niente se non per le solite barzellette eccetera eccetera, un po' come si aiuta tra i carabinieri, sto scherzando, e sia anche per fare di ogni cittadino un cittadino informato contro qualsiasi tipo di violazione possa subire. Il diritto c'è, purtroppo la legge finché resterà questa situazione, secondo me in Italia non si farà mai niente di serio dal punto di vista legislativo, finché non ci sarà qualcuno che, diciamo così, rompa, diciamo, con certi legami. Non aggiungo altro perché sennò vengo sgridata dalla mia presidente, che vuole che io sia
sempre professionale. Io mi auguro che in Italia si riesca ad approvare finalmente una legge di questo genere, però, ripeto, in assenza il diritto esiste, le leggi ci sono. Ovviamente il primo punto di riferimento può essere un avvocato, meglio se della rete Renford, però può essere anche un collega delle varie forze dell'ordine e dei militari che è iscritto a polizia aperta. Quindi come referente calabrese ci sono io, come referente nazionale c'è la nostra presidente Simonetta Mora, che è comunque un direttivo sempre abbastanza pronto ad aiutare chiunque. E mi auguro che oltre ad aggiungere altri soci ci siano tante persone che possano continuare a voler conoscere queste realtà, a capire che siamo in mezzo a voi come gli alieni di cui si sta parlando in questo periodo, ci siamo, esistiamo, paghiamo le tasse come tutti, tante persone. Non è una questione che vogliamo i nostri diritti, è una questione che la Costituzione ci dà la possibilità di vedere riconosciuti i nostri diritti. Io ringrazio la CGIL, di cui anch'io faccio parte, questa sono felice che è un sindacato che finalmente ha. Ringrazio il presidente della provincia di Catanzaro, l'unica donna presidente della provincia, ammetto anche di centrodestra, e quindi questo le fa ancora più onore, che ha deciso di assegnare al sindacato la possibilità di organizzare questa splendida manifestazione, che è stata la prima in Calabria e che spero che non sia l'unica. Grazie.